Ciao ragazzi, buonasera, mi presento, sono Blodark. Stasera, come vedete, giocheremo a The Forest. È da tanto che non lo gioco e quindi ho portato con me mio fratello Supairo e mio grande amico Andrea di Morphosis. Zitto, voglio dormire, sto viaggio. Allora, senza fare troppi discorsi, iniziamo a giocare. Chi vuole conosci? Allora, che cosa c'è qua? Ci sta il riso della nonna di 3 giorni fa con cacca schiacciata e non so poi cos'è quell'altro. Un mouse sembra, boh. C'è un bambino con non so cosa addosso. Dove sta Daniele? Io sto cadendo già, ci vediamo giù. Come stai cadendo già? Vabbè, va. Prendiamo il libro dei pornografici qua. Fort in me. Ark Survival, non è vero. Ecco qua, mi stanno dicendo che praticamente dobbiamo scendere e morire giù. Oddio, una testata. Andrea, dove sei? Sto cadendo? Daniele, è stato bello. Siamo atterrati. Ah, Andrea. Azra, voi già state a mangiare? Ho sentito una patatina mangiare. Io. Allora, vediamo cosa troviamo. Ecco qua il nostro personaggio, pieno di sangue. Che so, qua sul posto, roba. Ma ripeto, è da un bel po' che non gioco più, cioè non ho più giocato, quindi siamo tornati dopo un bel annetto? Dopo qualche anno siamo tornati, giusto? Arrivo! Allora raga, dobbiamo trovare una zona? Eh sì. Preferibilmente non chiusa come quella che abbiamo provato, Andiamo alla spazio aperto, una spiaggia, una cosa. Aiutatemi un attimo a costruire questa parte. Bellissimo qua. Ma così no. Abbiamo fame, mezzo all'acqua proprio. Ho fatto la cosa. L'altro giorno si sta a fare il bidet. Raga, tra poco piove. Albero. Yup. Come fanno? Yup. Ciao frate. La. Minchia, non ce la fa più questo. Oh. Ragazzi, c'è Luigi. Cioè, ci sono i cannibali. Ragazzi? No, qui. Oddio. Clic destro, vi difendete, eh? Oddio. Oh, ma chi è questo? Oh, testa di cazzo. A fare. Sta. Vai, staccatevi dalla testa. È morta. Basta. Tutto a posto, tranquillo. Ti senti Firo? Sì. Guardiamo la potenza. Il nostro grande Andrea, guardate, è maestoso, plana anche. Ah, io sono cinese ragazzi. Guardatelo come riesce. Guarda che potenza. Che potenza. Allora, c'è portato i tronchi, quindi dai. Mio fratello, ecco qua, che grandissima
legge, basta che legge For Tommy e non riesce a capire quello che deve fare. Ma scusa, ho fatto già il fuoco. Ok. Ci siamo un po' ripresi. Uccellino, 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 uccellino. Ma no, si scena, arrivo qui. Daniele, ciao. Torno. Vabbè, domani. Ah, vedi cosa ha combinato mio fratello. Allora. Vabbè, leggermente più grande, però ci sta. Siamo tre porcelli. Buongiorno. Buongiorno. Mi sei fatto bida ieri? Sì. Andrea no. Sì. Fate il culo. Vediamo il culo di Andrea. No, c'è una sgommata. Zuzzo. Perché l'ho fatto così sbaglio? Sembra che andiamo a fregare adesso vicino. Sì, ma non dovevo farlo. Sì, non è colpa mia. Infatti è più basso, perché? Perché l'ha attaccata alla costruzione più bassa. Attaccata a questa piattaforma qui, non al muro. Vediamo. Oh! Che cazzo! Ragazzi, la mano? Ragazzi, c'è gente. Ma va a fare in giù. Ma caga. E vaffan. Si muove. Non si muove più. Oddio. Vengono solo di notte. Ecco già. Un altro. Ok, è scappato. E laggiù. Oh, Nicola, non ho fatto niente, è stato da niente. Oh, queste cazzo. Oh, oh, coglione, mortacci tu. Togli la testa. Ah, fanculo. Hago yo. Ragazzi, mi hanno atterrato. Fatene su. Ragazzi. Oh, un'altra. Altro dietro! Ma che sta ingazzato chi sta? Sono andato. Wow.
che è sto bordello? No, ragazzi, come avete visto, ci hanno attaccato, ci hanno buttato un po' giù, ma alla fine siamo sopravvissuti. Come avete appena visto prima, mio fratello ha fatto un martello tamburo, ha riparato. E con questo ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.